L'abbigliamento che scegliamo di indossare ha un impatto sul nostro modo di sentirci e di vederci e ovviamente contribuisce anche a comunicare la nostra immagine all'esterno. Ma non è tutto. Oggi parleremo del superpotere nascosto dei nostri vestiti parlando velocemente di encoded cognition. Non esiste una traduzione che abbia un senso in lingua italiana di questa espressione, che è ovviamente in lingua inglese, che fa riferimento nello specifico a diversi tipi di ricerca, ma una di cui parleremo oggi, che è del 2019 e serve a dimostrare come il nostro cervello funzioni in modo diverso e quindi le nostre funzioni cognitive si attivino in modo diverso e più performante sulla base anche di quello che indossiamo. Fattore cruciale: non basta guardare il capo di abbigliamento in questione per assorbirne le energie, perché non è magia nera, è psicologia, psicologia della moda, psicologia dell'abbigliamento. Bisogna proprio indossare il capo. Nel 2012 è stata fatta questa ricerca da due ricercatori, Adams e Galinsky, che hanno fatto un test con 58 persone. 24 persone erano vestite con dei camici di laboratorio bianchi, quelli proprio da scienziato, da medico. Le altre 24 avevano davanti lo stesso camice, ma non l'hanno indossato. A queste persone è stato sottoposto lo stesso Stroop test, quindi un test che valuta le funzioni cognitive, e sembra molto facile, di quelli che ma che domanda è? Poi non è così semplice rispondere. E i risultati sono stati abbastanza sorprendenti. I 24 che hanno indossato fisicamente il camice hanno fatto meno della metà degli errori rispetto all'altra metà. A quel punto si è fatta una seconda prova e ad alcuni è stato detto che quel camice era ancora una volta da scienziato, quindi camice di laboratorio, ad altri, all'altra metà, è stato invece suggerito che il camice fosse da artista. Si vedono spesso anche nei film i pittori che magari dipingono pareti, comunque tele molto grandi, con questi camici bianchi che esteticamente sono uguali. È sempre un camice bianco. Ci saranno state risposte diverse? Ovviamente sì, i nostri finti artisti hanno commesso molti più errori rispetto ai nostri finti scienziati. Questo che cosa ha dimostrato? Non soltanto quello che abbiamo detto all'inizio, quindi che effettivamente assorbiamo in qualche modo il linguaggio non verbale dell'abbigliamento che indossiamo, ma che il punto cruciale, ed è il punto cruciale anche della ricerca di questi due psicologi scienziati, è che il capo di abbigliamento deve essere indossato. Non basta guardarlo, non basta averlo lì per immedesimarsi in quel ruolo. La parte fondamentale però di tutto ciò non è soltanto mi sento scienziato quindi sono più attento, è proprio il funzionamento del cervello che performa in modo diverso e ancora più attivo nel momento in cui sono vestita per la parte. Anche qui potrei usare un'espressione inglese, ma poi mi odiate nei commenti, però per questo tipo di concetti la lingua inglese è fantastica perché stringe tutto e lo esprime molto bene. Dress for the job you want, vestiti per il tipo di lavoro che vuoi, vestiti per la vita che vuoi, non è soltanto un modo di dire molto leggerino che ti suggerisce che se vuoi fare, non lo so, la youtuber di moda, magari non è il caso arrivare nel video in pigiama tutta scombinata perché ci sarebbe poi una dissociazione, ma è più un discorso interiore tuo, del tuo stesso cervello, che funzionerà meglio, ti regalerà performance migliori proprio perché assorbirà in qualche modo concetti legati all'abbigliamento che sì, visivamente sono immediati, ma che non si fermano solo all'identificazione simbolica con l'oggetto, ma diventano proprio parte della tua stessa performance. Un altro piccolo test è stato fatto con la richiesta di scrittura di un saggio in cui il candidato doveva pensare di essere uno scienziato e anche qui metà dei candidati indossava il camice, l'altra metà invece era vestita con i suoi abiti normali, che potevano essere più o meno formali, più o meno eleganti, e dovevano però comunque immedesimarsi nel ruolo. Quali saranno i saggi migliori? Ancora una volta, quelli della mezza classe che ha avuto proprio la possibilità di vestire i panni dello scienziato per raccontare come immaginava la sua vita da scienziato. Sembra fantascienza, sembra anche un po' magia nera, ma vi assicuro che non lo è, ci sono tantissimi anche libri, trattati, testi sull'argomento, quasi tutti in lingua inglese, ma credo che sia ovvio a tutti che nel periodo, per esempio, della pandemia, tante persone hanno cominciato a lavorare da casa e il primo passaggio è stato: ok, sono nel mio spazio, lavoro lo stesso, non ha importanza che io mi vesta, e quindi in tante hanno scoperto l'uso del loungewear, quindi dell'abbigliamento bello, curato, ma comodo da casa, ma tante hanno anche cominciato a lavorare in pigiama. E io sono sicura che con un po' di onestà molte potrebbero affermare che il calo delle performance è stato evidente. In quel caso specifico c'era ovviamente anche tutto il resto, quindi tutto il contorno, però io è una cosa che ho notato anche su di me. È proprio difficile per me anche scrivere i video che devo fare se non sono più o meno
in un modo che sia coerente con quello che devo fare. Se li scrivo che sono sfatta in pigiama, struccata, distrutta, non vengono bene questi benedetti video, perché probabilmente anche il mio cervello, come quello dei 58 candidati analizzati dai due ricercatori, collega anche l'abbigliamento a quello che sto facendo e al modo in cui lo sto facendo. Questo ovviamente possiamo usarlo a nostro vantaggio. È una scelta assolutamente soggettiva, come tutte da queste parti, però vi invito a fare dei piccoli test nel vostro piccolo, nel vostro mondo, nella vostra realtà e vedere come non soltanto cambia l'approccio che avete voi nei confronti dell'attività che dovete fare e nei confronti della vostra immagine riflessa allo specchio, ma anche il livello della performance stessa. Funzionate meglio? Funzionate meno bene? Un altro esempio che vi potrei fare riguarda l'abbigliamento sportivo. Nello specifico le scarpe sportive. Negli ultimi anni vi sarete accorte, se praticate sport anche a livello amatoriale, ma con una nicchia specifica, che c'è stato il boom delle scarpe tecniche, divise ovviamente per ogni tipo di attività, molto specializzate sulla corsa più veloce, sulla corsa del lungo periodo, sulla corsa su quel tipo di terreno, sulla corsa su quell'altro tipo di terreno. Un po' è ovviamente marketing e l'included cognition entra a far parte del marketing, quindi ve lo dico, sappiate che questa cosa esiste, è tra noi, possiamo usarla a nostro vantaggio. Però è stato anche qui dimostrato da persone che non hanno partecipato a un test, quindi non possiamo tirarle fuori e usarle come risultati di test scientifici, ma hanno notato la loro performance diversa nel momento in cui hanno iniziato ad utilizzare queste scarpe, sapendo che dietro c'era stato un lavoro di ingegneri, scienziati NASA, professionisti di altri settori, ma di livello altissimo, che avevano collaborato per la creazione di una scarpa che li aiutasse poi il cliente ad avere una performance migliore nella sua corsa. E indovinate un po', il cliente ha detto: cavolo, da quando ho queste scarpe corro meglio, spingo anche di più, perché sono proprio stimolato a dire: se ci hanno lavorato gli esperti NASA, se mandano le navicelle spaziali in orbita, potrò io fermarmi dopo 1 chilometro perché sono stanco? No, ovviamente spingerò di più e hai la sensazione di potercela fare a spingere di più. Perché anche lì il tuo cervello dice: oh, non è una scarpetta qualunque, è una scarpa fatta con un certo tipo di livello di qualità, pensata per portarti e supportarti in questa corsa. È un mondo molto affascinante, un mondo anche che può sembrare in effetti l'ennesima fuffa improbabile, però al contrario di tante arti, qui abbiamo delle basi, c'è una ricerca che è stata fatta, più di una in realtà, poi negli anni, sono passati comunque più di 10 anni dalla prima ricerca. Ci sono libri, potete approfondire tutto, però io vi invito veramente a fare una prova con il vostro abbigliamento nell'arco di una settimana, in cui avete anche impegni diversi, tempo libero, lavoro, relax, sport, e vedere se notate un certo tipo di differenza nel vostro modo di compiere l'azione quando indossate i vestiti che nel vostro modo di vedere sono legati a quel ruolo. Pensate anche al discorso dei colloqui di lavoro. È vero che bisogna mantenere la propria identità, ma è anche vero che bisogna vestirsi per il ruolo e si performa meglio quando ci si veste per il ruolo che si vuole andare a ricoprire. Poi possiamo parlare di quanto è bello poter essere, quanto sarebbe bello forse poter essere liberi di fare anche un colloquio in pigiama se vogliamo, ma nel mondo di oggi l'abito fa ancora il monaco. Sta a noi scegliere se usare questa cosa a nostro vantaggio, non per giudicare il prossimo, perché poi ovviamente dopo l'abbigliamento c'è tutto il resto, ma per dare anche alla nostra immagine una coerenza diversa che, perché no, potrà dare anche una spinta alla nostra performance, alle nostre capacità di attivarci su determinati fronti. Io vi ho parlato tanto di lavoro perché ovviamente è il momento più facile per farvi capire come funziona il cervello, ma la stessa cosa succede anche in tutti gli altri ambiti della nostra vita. Vi lascio qui sotto qualche riferimento se volete approfondire gli studi e mi raccomando, se decidete di fare una prova nella vostra settimana, fatemi sapere come va. La mia è andata molto bene, devo dire che è stato rassicurante sapere di avere questo piccolo superpotere da utilizzare se, come e quando voglio.